vicenda che va avanti da 50 anni proprio perché i sviluppi giudiziari e investigativi non hanno realmente convinto l'opinione pubblica e quindi nascono nuove piste spesso basate sul nulla, ma in realtà noi non abbiamo una verità oggettiva consegnata né giuridicamente né fattuale alla storia. Ripercorre tutti i delitti, li racconta andando sui luoghi per avere una percezione più evidente rispetto a quello che può essere un racconto scritto, e quindi è un racconto visivo. Ci sono delle ricostruzioni cinematografiche dei delitti per dare allo spettatore una completezza sia di informazione che di immagini. Paolo, come hai trovato i posti, i luoghi, questi luoghi? Si parte da Signa e si va a finire a Scopeti. Come hai trovato questi luoghi dove sono stati consumati questi delitti? Beh, geograficamente sicuramente si può dire questo, che l'autore di questi omicidi era una persona che li conosceva molto bene, quindi sapeva come muoversi. Faccio osservare che non ci troviamo dentro Firenze, ma quindi nella periferia, nei boschi, nella campagna fiorentina, e lui, il mostro, non ha mai colpito a Firenze, quindi parliamo dei luoghi intorno a Firenze. Impropriamente viene chiamato il mostro di Firenze, ma in realtà sappiamo che ha ucciso nei dintorni. Nei dintorni, a pochi chilometri dalla città di Firenze. Sulla base di alcuni indizi e di alcune parziali dichiarazioni di Stefano Mele che li coinvolgevano nell'omicidio della Locci, vengono incarcerati Giovanni Mele, fratello di Stefano, e suo cognato Piero Mucciarini. Sono ancora in carcere quando avviene un altro delitto. Lui aveva una Panda Celestina che era proprio qui, parcheggiata qui, e verso le 21 e tre quarti furono uditi dei colpi da delle persone a distanza, ma la calibro 22 comunque è una pistola che non fa molto rumore, quindi non è stato dato più di tanto risalto a questa cosa.